domanda è: serve ancora scrivere un blog? Sì, serve oggi più di un tempo, nel senso che oggi abbiamo molti altri strumenti che quando aprimo un blog tanti anni fa non esistevano, però a maggior ragione oggi avere un blog serve, perché ci sono tutta una serie di contenuti che non hanno uno spazio migliore rispetto a un blog per essere archiviati o commentati. Diciamo che i social network hanno tutta una serie di grandi vantaggi nei confronti del blog, che da un certo punto di vista è uno strumento che è un po' invecchiato negli anni, ma da un punto di vista dei contenuti più strutturati, secondo me non c'è una piattaforma migliore anche oggi, insomma. I giornalisti mainstream italiani, secondo te, hanno capito Twitter? No, non so risponderti. Ho l'impressione che ci sia, come spesso succede in tutte le questioni, una specie di scia legata al fatto che, siccome qualcuno comincia a fare qualcosa, o magari si è letto che negli Stati Uniti qualcosa è diventato importante, c'è un po' la tendenza a scimmiottare queste cose. Quello che mi sembra di capire è che alcuni hanno capito, come sempre succede in queste cose, anche quando i giornalisti cominciarono ad aprire i blog, alcuni hanno capito il mezzo, alcuni seguono un pochettino l'onda. Ecco. Come ti spiegheresti quindi l'ondata di giornalisti italiani su Twitter? La spiego esattamente come mi spiegai a suo tempo la grande eco che ebbero i blog sulla stampa mainstream italiana, nel senso che è una moda ampiamente sopravvalutata per quanto riguarda la stampa, diciamo, di regime, ecco, mettiamola così, insomma. Quelli che hanno già un ampio spazio di visibilità per quanto riguarda i vecchi media, insomma, chiamiamoli così, è semplicemente un di più che viene delle volte sfruttato bene, delle volte. Come pensi si integreranno effettivamente questi tre grandi aspetti, quindi il giornalismo tradizionale da una parte, i social media dall'altra e i blog? Io credo sia un discorso complessivamente unico, nel senso che ovviamente i giornalisti hanno tutta una serie di temi loro, nel senso che il regime è cambiato in una maniera veramente velocissima in relazione alla crescita della rete, per cui è una professione che per forza di cose è cambiata a tutti gli effetti molto velocemente. Chiunque nasce giornalista oggi, ma anche quelli che poi lo erano prima, devono in qualche maniera riconvertire la propria attività in una funzione che è lo stesso importantissima, ma che è una funzione di filtro più che di elaborazione culturale. Per quanto riguarda il resto, ovviamente ci sono molte persone interessanti che scrivono in rete senza avere tesserini, o magari lo fanno perché sono esperti di un tema, e queste persone diventano una risorsa. Insomma, l'ambiente informativo è diventato più ampio, non è più filtrato in maniera stretta dall'ambiente giornalistico, e noi che siamo i lettori, tutto sommato, abbiamo solo da guadagnarci. Ti posso chiedere qual è la tua dieta mediatica? Beh, in realtà è un misto, nel senso che leggo i quotidiani perché li ho sempre letti, perché mi interessano, non tutti ovviamente, perché la mia giornata dura solo 24 ore. E soprattutto ho una serie di feed da molti anni, insomma, ho una serie di feed che leggo la mattina, vale a dire, ed è una cosa un po' mista, c'è un po' di tutto, insomma, dalle fonti internazionali, delle cose che mi interessano, che sono in gran parte logiche, ma non solo, a tutta una serie di persone che ho imparato a conoscere negli anni, che hanno un blog, magari, che aggiornano più o meno quotidianamente, e ogni giorno leggo le cose che scrivo. Poi do un'occhiata a Twitter, poi do un'occhiata a Friendfeed o a Facebook poco, devo dire la verità, però insomma sostanzialmente è una specie di occhiata generale alle cose che potrebbero interessarmi. Ecco. Certamente, insomma, vedo molto meno di quanto mi interesserebbe. Che cos'è per te il giornalismo? Non saprei rispondere, intanto perché non sono un giornalista, non sono iscritto a nessuno. Uno dei miei grandi problemi è che tutte le volte che mi invitano o faccio qualcosa devo sempre specificare: sì, però occhio che io non sono un giornalista. Io credo che ci sia una funzione importante e alta del giornalismo, che però oggi non è più solo del giornalista, vale a dire di tutti quelli che hanno voglia di
fare una sorta di filtro fra, chiamiamola così, l'opinione pubblica generale e le notizie che accadono. Continuo a pensare che la rete sia stata uno sprone per migliorare il giornalismo, anche in Italia, che è un paese, insomma, che aveva, dire, un livello medio piuttosto modesto. Che cosa ne pensi invece dell'ordine dei giornalisti? No, 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 non ho elementi, onestamente. Io osservo questa cosa molto curiosa che tutti i giornalisti che conosco, e in questi anni ne ho conosciuti, incontrati molti, e di molti sono diventato amico, non ne ho mai trovato uno che sia favorevole all'ordine. Questa è una cosa abbastanza paradossale, nel senso che onestamente sembra una congrega di fantasmi.